per una rappresentazione teatrale, la regia di Michele Bosco, una commedia in due atti, Gennaro Belvedere e Testimonio Cieco. Questo tutto a seguito, già avevamo già messo in scena il 9 gennaio nella rappresentazione natalizia del Pentagono, era stata già messa in scena e abbiamo voluto e dovuto ripeterla perché là avevamo pochi posti e parecchie persone non l'avevano vista. Questa opportunità, ringrazio vivamente il presidente della BCC Mimmo Sessa che ci ha dato l'opportunità di esibirci in un teatro vero. Questa del Pentagono è una strada che abbiamo intrapreso proprio per far sì che chiunque ha la passione per il teatro possa trasmetterla agli altri. È anche un modo per stare insieme, la cultura fa bene in un mondo dove i giovani sono stregati dai Facebook e tutti internet e cose varie, sono bei momenti perché poi comunque stasera è la serata finale, sì, però comunque ci sono stati molti e molti giorni di prove, dure prove, i ragazzi stanno qua da stamattina, stasera dovremmo rismontare tutte le scene e niente, dovrebbe pure arrivare il rettore, ci sarà la presenza del sindaco Tommaso Amabile, ci sarà il presidente della Proloco Fiscianese, comunque sarà una bella serata che spero la gente si diverta. Comunque noi abbiamo anche intenzione di fare proprio una vera e propria rassegna teatrale, che se ce la faremo la metteremo in atto. L'associazione Il Pentagono sta attenta, ha bisogno di tutti, noi ci siamo aperti a tutti, abbiamo anche aperto le iscrizioni, quindi rinnovo a chi vuole aderire. La quota annuale di 12 euro, giusto un piccolo contributo per far sì che noi potremmo fare tante e tante iniziative. A giugno rifaremo sicuramente il campo scuola che l'anno scorso è stato una cosa bellissima, abbiamo tenuto 100 bambini per 8 giorni, abbiamo dato pranzo, colazione e cena, in più due escursioni e niente, il Pentagono è anche questo. E teatro, campo scuola, manifestazioni per far sì che la gente sia assieme. Una buona serata a tutti e arrivederci alla prossima messa in scena di una prossima rappresentazione. Allora, Leonardo Auciello, attore principale nella parte di Gennaro Belvedere, testimone cieco. Bene, le impressioni a caldo, Leonardo? Siamo molto contenti di questo successo che si è verificato, non ce l'aspettavamo neanche noi, quindi ringraziamo anche un po' anche l'Università di Salerno che ci ha dato questa, diciamo, questa disponibilità, possibilità di recitare veramente in un teatro. Ed è stato è stata una sensazione molto, molto bella, sinceramente. Quindi, vuoi ringraziare qualcuno? Ringraziamento, diciamo, soprattutto ai miei colleghi, diciamo, di lavoro, che per 4 mesi abbiamo provato insieme, e credo che il ringraziamento più sincero e più vivo va proprio a loro, da quello che ha detto, diciamo, che ha fatto la parte di più piccola a, diciamo, a quella più grande. Un ringraziamento veramente di cuore, ma soprattutto ovviamente al nostro regista, credo che anche tutto il nostro gruppo gli vuole fare un ringraziamento di cuore. Quindi lo nominiamo, Michele Bosco. Michele Bosco, uno che da tanti anni, almeno io personalmente, recito con lui e mi sono trovato sempre, ci siamo sempre trovati bene, ed è veramente una persona molto brava e sincera soprattutto. Grazie. Ecco Leonardo, solo un'ultima domanda, ora il Pentagono ha in cantiere qualche altra commedia, perché Amedeo sul palco dell'università l'ha detto che in effetti c'è questa inversione di tendenza, nel senso che si vuole puntare sulla cultura, quindi voi state puntando su questa strada. Sì, c'è stato un cambiamento di rotta, diciamo, e non prima, che non è che il Pentagono prima non facesse delle cose, però diciamo c'è stato un ampliamento oltre a, diciamo,
diciamo, alla Sagra della Salsiccia, che sono 10 anni che si è fatto. Intrattenimento. Intrattenimento. Adesso si fa anche qualcosa di culturale, tipo il teatro. C'è in cantiere qualche altra commedia? Io credo di sì, perché il gruppo è molto motivato e quindi credo che in futuro faremo anche altre cose. Quindi siamo contenti di questa cosa. Di Carmela, attrice protagonista della commedia Gennaro Belvedere. Le sensazioni a caldo su un palcoscenico importante come quello del Teatro di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno? Allora, le sensazioni sono indescrivibili, per chi fa teatro lo sa benissimo. Ora è il momento di scaricarci, perché l'adrenalina sale prima di calcare il palcoscenico, per cercare naturalmente di dare il meglio di noi stessi. Abbiamo lavorato tanti mesi con il regista Michele Bosco e speriamo questa sera di aver dato il meglio. Ecco, cosa puoi dirci su Michele Bosco, che ha diretto magistralmente questa commedia? Michele Bosco io lo conosco da un annetto circa sotto il profilo, insomma, della regia, e devo dire che mi ha stupita, perché ha delle grandissime capacità e competenze. Quindi mi auguro vivamente di continuare a fare teatro con lui. Vi augurate anche di avere una struttura più adeguata proprio a Penta o a Fisciano e di non chiedere, insomma, ecco, un aiuto esterno? Direi proprio di sì, perché recitare su un palcoscenico, non dico di queste dimensioni, insomma di questa portata, è tutta un'altra cosa. Speriamo di averlo a Penta. Thank you.
rimasto molto contento delle scene, degli attori, e gli auguro tanta fortuna di fare. Hanno iniziato da zero, però vedendoli adesso gli auguro tanta fortuna perché meritano molto 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 di più, e spero che un domani li posso vedere in un grandissimo teatro a livello nazionale. Siamo indignati! Gesù, Gesù, e come lo faceva bene? Yes, yes, fuck it!
l'Egitto! Che l'Egitto! Che l'Egitto! Tu ma non pari stai tu! Oh!
capisce. Ha già schivato un primatore lei. E se tu non la permisce, tra l'intera che mi pulisse una pistola a mano, non ha più. Cosa sta mai più male? Questo tu la sei. E tu non ce la pensi. Che un po' testimoniamo. Io non ho visto niente. Gennaro. Gennaro, tu sei. Ma tu, chi può essere? E tu faccio tu Gennaro, vengo qua questo. Ti ha dicendo che io te hai visto. Ti ha detto.